Le connessioni sono il tema portante di questa edizione del Festival della Comunicazione. Grande attualità, lo avete sentito negli interventi inaugurali, e noi di un caso di attualità abbiamo chiesto al Presidente del Senato, il caso della bambina morta di malaria. Del grande dibattito suscitato da questo caso, che cosa ci ha insegnato, gli abbiamo chiesto. Sentiamolo ancora quindi, il Presidente del Senato, Pietro Grasso. Ci insegna che dobbiamo certamente fare prevenzione sanitaria, questo è importante, è un discorso assolutamente generale. E poi, prima di trarre delle conclusioni affrettate, avere prima tutti i fatti appunto accertati, in maniera da poter poi prendere le contromisure, e soprattutto la prevenzione sanitaria è importante. Questa è l'apertura del Festival della Comunicazione, andrà avanti fino a domenica. Domani gli interventi del nostro ospite Paolo Fabbri, semiologo. Buonasera. Buonasera. Si parlerà di tatuaggi, un segno che è diventato potentissimo nel nostro oggi. Guardi, delle statistiche recenti danno che quasi il 20% della popolazione è tatuata, e direi uguali fra uomini e donne, e forse la sorprenderei dicendo che ce ne sono forse diciamo più tra i 35 e i 45 anni che per persone più giovani. Perché un segno così indelebile in una società liquida, per fare una famosa citazione? Questo è un problema molto più di quanto non si possa immaginare, però io credo che ci sono delle forme di espressione di sé che sono durevoli. La questione è perché non ci si limita a farsi delle fotografie, cioè i selfie dovrebbero essere sufficienti. Evidentemente non è così. La fotografia oggi è considerata talmente transeunte, talmente mutevole, che la gente pensa di avere un altro modo di scrittura e addirittura di scriverla sulla pelle, che come sappiamo è l'organo più esteso che abbiamo. E allora un messaggio chiarissimo, quello del semiologo professore Paolo Fabbri, domani i suoi interventi. Vi ricordiamo che il programma completo del festival è su festivalcomunicazione.it. Torniamo tra poco per un altro intervento da Camogli, per il momento linea allo studio. Grazie Rita Lucido e ai suoi ospiti. E noi...